Anche oggi siamo nella sala stampa del Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea, e parliamo di ampliamento dell'Unione europea, delle varie tappe che hanno accompagnato il processo di integrazione e che segnano anche contesti storici diversi. All'inizio, dopo la famosa dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, il quale, ministro degli esteri francese, ha proposto di mettere assieme la produzione di carbone e di acciaio di Francia e Germania, è stata un po' la scintilla che ha fatto partire il processo di integrazione. Abbiamo avuto nel 1951 la prima comunità europea del carbone e dell'acciaio, appunto, con 6 stati membri, fra i quali l'Italia è stato fondatore. In seguito vi sono state varie difficoltà, questo processo di integrazione non era valutato da tutti con lo stesso interesse in Europa, anche se evidentemente aveva acceso una scintilla di grande speranza di pace e di concordia fra i popoli. Vi fu la richiesta da parte della Gran Bretagna di far parte dell'Unione Europea unitamente ad altri stati, ma il presidente francese De Gaulle era nettamente contrario e bocciò per più volte l'adesione della Gran Bretagna all'Unione Europea, alla Comunità Europea allora. Nel 69 De Gaulle lasciò la politica e il nuovo presidente Pompidou ebbe visioni diverse, così siamo arrivati al 1973 con l'adesione alla Comunità Europea d'allora del Regno Unito, Gran Bretagna, unitamente a Irlanda e Danimarca. È stato un passaggio molto importante. In seguito abbiamo avuto una prima espansione a sud con la Grecia. La Grecia era uscita dal periodo di dittatura dei colonnelli ed era in una situazione economica molto difficile. La Commissione europea era contraria all'adesione perché riteneva che non vi fossero le condizioni economiche sufficienti, ma dal punto di vista politico si decise di accogliere l'adesione e così nel 1981 la Grecia entrò a far parte della Comunità europea. Un altro importante allargamento, un'altra espansione a sud, l'abbiamo avuto nell'86 con l'adesione della Spagna e del Portogallo, anche paesi che avevano avuto un'esperienza difficile dal punto di vista democratico ed economicamente non erano molto ben messi. Arriviamo poi alla caduta del muro di Berlino, tutto è cambiato e nel 1995 vi è stata l'adesione di Austria, Svezia e Finlandia. L'Austria aveva uno status di neutralità e in precedenza aveva difficoltà a poter essere parte della Comunità Europea. Siamo arrivati poi all'allargamento storico del 2004, quest'anno ricordiamo i 10 anni, l'allargamento storico verso est, con l'inclusione di 8 stati dell'Europa centro-orientale e di 2 isole, Malta e Cipro. Abbiamo avuto poi nel 2007 l'entrata nell'Unione Europea di Bulgaria e di Romania e da pochi mesi abbiamo la Croazia. Attualmente dunque abbiamo 28 stati di questa Unione Europea, la quale rappresenta, pur fra le difficoltà che sta affrontando, una grande realtà sul piano internazionale, un attore internazionale, tenendo presente che l'Unione Europea non ha al momento attuale e non avrà per il futuro solo lo scopo principale di pensare al benessere dei propri cittadini all'interno dell'Unione, ma anche per creare condizioni di stabilità.